A Di Salvia chiediamo un primo bilancio di questa avventura alla città di Messina. Ma sicuramente un'ottima società con un'ottima organizzazione, un ottimo staff e dopo un inizio un po' problematico, visto le mie condizioni fisiche, piano piano sto recuperando la forma e mi sembra un'ottima società e stiamo puntando in alto e cercheremo di vincere più partite possibili. Sei rimasto sorpreso in un certo senso dal Città di Messina, te l'aspettavi forse meno forte, quando invece sei arrivato qui hai visto insomma che c'è tanta qualità. Sicuramente vedendo la classifica, quindi la quinta posizione, pensavo che magari il tasso tecnico era un po' inferiore. Invece vedendo, vedo che comunque siamo più forti anche dell'ACR e che possiamo vincere le partite senza problemi, sia per quanto riguarda il rapporto tecnico che quello fisico. A proposito, negli occhi c'è ancora la bella partita che avete disputato contro la capolista. Adesso c'è il Cosenza, ecco, dovete dare un seguito anche per cercare di centrare il vostro obiettivo stagionale, cioè un posto migliore nei playoff. Attualmente siete quinti e volete migliorare questa posizione. Sicuramente la partita con l'ACR è stata molto importante per noi, ma già abbiamo voltato pagina e l'obiettivo nostro ormai è quello di vincere a Cosenza e dare seguito alla vittoria. E vedremo comunque una partita difficile, la Cosenza è seconda in classifica, quindi sicuramente avranno delle ottime qualità tecniche, noi cercheremo di imporre il nostro gioco e di vincere la partita. Sei stato lanciato subito tra i titolari, com'è stato quell'approccio? Anche tante responsabilità, e poi già da qualche settimana hai dimostrato le tue qualità. Ah, sicuramente diciamo che l'inizio è sempre la parte più difficile per una nuova avventura, però anche grazie ai compagni, allo staff tecnico e ai dirigenti sono riuscito ad ambientarmi subito con il gruppo e è stato tutto più facile, diciamo. La tua prima metà di stagione era stata molto positiva, poi cos'è accaduto? Un infortunio? Sì, dopo 12-13 partite un problema influenzale con la mononucleosi, sono dovuto stare fermo un mese. Devo ricominciare da capo, però diciamo che mi ha detto anche da una parte bene lasciare San Cesario e venire qui a città. Nel tuo curriculum spicca ovviamente anche l'esperienza nelle giovanili della Juventus, quanto ti ha aiutato e che ricordo hai? Ma sicuramente un bel ricordo perché comunque le prime esperienze fuori da casa, comunque la maglia della Juve è sempre una maglia molto importante. Mi ha lasciato sicuramente un bagaglio tecnico molto alto, che quindi mi può aiutare magari in alcune circostanze dove magari ho qualche difficoltà. Però ormai il mio futuro è qui al Città di Messina e il mio obiettivo è quello di vincere più partite qui. Il Città di Messina ha ruotato tanti portieri under, poi ha trovato un determinato assetto proprio con te. Pensi si possa già pensare al futuro, magari a una permanenza ulteriore a Messina anche l'anno prossimo? È troppo presto. Beh, perché no? Poi sicuramente ci dovrebbe essere anche la volontà dei dirigenti e della società. Io non chiudo nessuna porta e potrei anche continuare qui al Città di Messina.